Dopo aver dedicato anni e percorso circa 100.000 km per trasformare gli pneumatici della Barum modello Bravuris, rendendoli quasi lisci da competizione ma ancora conformi alla normativa vigente con un battistrada leggermente sopra il limite minimo di 1,6 mm, perfetti per il clima, le strade e il traffico di un piccolo paese costiero del Molise nel sud-est Italia, mi sono finalmente convinto a sostituirli a causa di un evento eccezionale e inimmaginabile fino a pochi anni fa. Le strade del paese si trasformarono in campi pieni di melma puzzolente e scivolosa, rendendo difficile persino camminarci sopra senza rischiare di scivolare. Questo avveniva solo durante i giorni della raccolta differenziata dell'umido organico. Prontamente sono state visionate le registrazioni delle videocamere di sorveglianza che hanno mostrato un branco di decine di cinghiali che rovistavano i contenitori della spazzatura colmi di succulenti residui di cibo lasciati sulle strade durante la notte per la raccolta differenziata. I cinghiali hanno mangiato fino a saziarsi, provocandosi una tremenda diarrea, forse anche a causa dell'abitudine degli abitanti di condire il cibo con abbondante olio extravergine di oliva casereccio. Di solito uno o più mestoli sono ritenuti sufficienti. Fuggendo velocemente per tornare al sicuro nel bosco, sono diventati efficienti span di letame, concimando gran parte delle strade. Subito nel paese sono scaturite accese discussioni su come risolvere il problema, mentre i vigili urbani coordinati dall'ufficio tecnico raccoglievano i dati come da prassi. Tra le varie proposte, da sterminare i cinghiali e farne gustose mortadelle, a fare voti a Padre Pio, a diventare poligami convertendosi all'Islam per dedicare una moglie alla pulizia delle strade, a schierare una flotta di autospurgo, a ignorare il problema munendosi di Fiat Panda 4x4 prima serie. Incredibilmente è stata trovata una soluzione vantaggiosa per tutti, compresi i cinghiali. Si è deciso di importare dal Sudafrica scarabei stercorari e reinserirli in grande quantità nell'habitat locale affinché producessero abbastanza palline di feci da pulire tempestivamente le strade e garantire una riserva di cibo per loro stessi. La soluzione ha funzionato così bene che non è stato più necessario appaltare a una ditta lo smaltimento dei rifiuti organici e con i soldi risparmiati sono stati finanziati dei coupon per il montaggio ed acquisto di pneumatici antideiezioni per i cittadini. Naturalmente ho colto l'occasione per massimizzare il risparmio, scegliendo pneumatici che offrissero il miglior rapporto qualità-prezzo per le mie esigenze ed evitando di cadere nella casistica di chi risparmia spreca. Ordinati repentinamente online, seppur scambiati dal mio gatto come succulenti croccantini, visto il nome Tomcat, a prima vista mi sono sembrati senza difetti e di buona fattura. Quindi mi sono recato dal solerte gommista convenzionato al coupon attivabile semplicemente parlandogli in dialetto stretto basso molisano, il quale le ha montate perfettamente. Anche se con una risultata leggermente schiacciata, ha dovuto chiedere rinforzi e ricorrere a tutte le tecniche acquisite in anni di imprecazioni. Essendo in scadenza la revisione obbligatoria per la legge italiana, sono andato al centro revisione più vicino e l'esito è stato positivo. Quindi, almeno per quanto riguarda la legge, con questi pneumatici non ci sono problemi. Ora, dopo un paio di giri nella rotonda per scaldare gli pneumatici, tutto è pronto per iniziare la mia prova su varie strade e in varie condizioni meteorologiche tra il massiccio della Maiella e il mare Adriatico, in un folle e variabile meteo di inizio primavera, sperando oltre al sole e alla pioggia anche un po' di neve. Nella ricerca degli pneumatici adatti per un veicolo si considerano diversi fattori, si valuta l'utilizzo delle gomme tenendo conto della frequenza e del tipo di percorso che si affronta, si riflette sul tipo di strade più frequentate che possono essere urbane, tortuose o dissestate, si pondera l'uso quotidiano o occasionale del veicolo e sul proprio stile di guida, che può variare da sportivo a tranquillo, si controllano le specifiche tecniche del veicolo sulla carta di circolazione e si valuta la necessità di pneumatici estivi, invernali o quattro stagioni. Infine, considerando la varietà dei veicoli disponibili, inclusi i modelli elettrici, si seleziona uno pneumatico che sia conforme alle specifiche del proprio veicolo. Pertanto ho scelto gli pneumatici estivi Tomcat Sport 205-55R16 che, dopo aver letto recensioni e fatto ricerche, mi sembravano la scelta migliore per le mie esigenze. Tomcat è un'azienda con sede nella Repubblica Ceca che produce pneumatici per vari tipi di veicoli. Fondata nel 1997, ha ampliato la sua gamma di prodotti per includere pneumatici estivi, invernali e per tutte le stagioni. L'azienda si impegna a fornire pneumatici di alta qualità a prezzi accessibili, utilizzando tecnologie moderne e processi di produzione efficienti in fabbriche sia asiatiche che europee.
La valutazione dei pneumatici Tomcat Sport da parte di riviste specializzate e recensori su Amazon offrono un quadro variegato. Mentre alcuni siti specializzati hanno lodato l'ottima frenata su terreno asciutto, la manovrabilità e il comfort acustico, hanno al contempo criticato la resistenza all'aquaplaning e la frenata su strade bagnate, oltre a segnalare problemi di vibrazioni ad alte velocità. D'altro canto, le recensioni dei clienti su Amazon tendono a essere più positive. Molti acquirenti hanno elogiato la velocità di consegna e la qualità dei pneumatici, riferendo di un'eccellente aderenza e stabilità sia su terreno asciutto che bagnato, anche se alcuni hanno riscontrato difficoltà in quest'ultimo caso. Quindi i pneumatici Tomcat Sport sembrano apprezzati per il loro rapporto qualità-prezzo conveniente e le buone performance su strade asciutte, tuttavia potrebbero presentare alcune problematiche su terreni bagnati e a velocità elevate. Pertanto è preferibile farsi un'opinione personale sullo pneumatico, magari continuando a guardare questa bislacca prova su strada che sto conducendo e eventualmente tenendo in considerazione le mie impressioni e riflessioni personali. Quasi certamente lo pneumatico è stato progettato non tanto per competere con i marchi premium e medio europei, statunitensi, giapponesi e coreani, quanto piuttosto per offrire un'alternativa valida e affidabile ai pneumatici cinesi più economici e aggressivi. L'aspetto generale è sicuramente anonimo, compreso il disegno del battistrada, che peraltro non sembra molto profondo, probabilmente inferiore agli 8 mm. Il nome e il logo a forma di impronta di gatto sembrano quasi dilettantistici, come se fossero stati realizzati da un grafico che ha utilizzato un template gratuito su Canva, magari trovato su Fiverr a 50 centesimi di euro l'ora. Guidare con pneumatici di qualità inferiore può comportare alcuni rischi, come una minore aderenza, specialmente in condizioni di bagnato o neve, e potrebbero non essere ottimali in termini di durata e consumo di carburante. Tuttavia, la guida distratta e spericolata è universalmente riconosciuta come una delle principali cause di incidenti stradali. La distrazione, come l'uso del telefono cellulare, può aumentare significativamente il rischio di incidenti, mentre la guida spericolata può includere comportamenti pericolosi come eccesso di velocità e manovre azzardate. Il tempo di reazione gioca un ruolo fondamentale nella guida sicura. In condizioni normali il tempo di reazione medio è di circa un secondo. Durante la guida questo significa che a 90 km orari, che è pari a 25 metri al secondo, un veicolo percorrerà 25 metri nel tempo che intercorre tra la percezione del pericolo e l'inizio dell'azione per evitarlo. La guida distratta e spericolata può aumentare il tempo di reazione, riducendo così il tempo disponibile per reagire in modo sicuro a situazioni impreviste. Un prodotto costoso non sempre offre prestazioni superiori, così come un prodotto economico non è sempre sinonimo di bassa qualità. A volte si ottiene ciò che si è pagato. Attualmente gli pneumatici Tomcat Sport 205-55R16 si trovano a un prezzo di circa 40 euro. Per me il giusto sarebbe ottenere uno pneumatico affidabile e prevedibile da utilizzare in condizioni di traffico urbano, extraurbano e occasionalmente autostradale, rispettando i limiti di velocità e prevalentemente in condizioni di bel tempo. Durante la mia prova su strada asciutta e con temperature intorno ai 20 gradi, lo pneumatico non ha mostrato incertezze, sebbene la spalla sembrasse leggermente morbida nelle curve prese in modo più aggressivo. Tuttavia il sistema di controllo della stabilità non è mai intervenuto e la rumorosità è risultata nella norma. Sembrano inoltre attenuare bene le piccole asperità della strada, mentre la frenata e la maneggevolezza tra le curve sono sembrate adeguate. Sul bagnato con temperature notturne di circa 10 gradi, l'impressione è stata di una tenuta di strada sufficiente, con una frenata efficace e una risposta pronta allo sterzo. Tuttavia, nelle curve o rotatorie prese alle stesse velocità riscontrate sull'asciutto, a volte è intervenuto il controllo elettronico della stabilità. Per quanto riguarda la guida su neve, essendo gli pneumatici estivi, non si può pretendere nulla in termini di prestazioni, quindi anche in caso di neve assecchiata basta utilizzare dispositivi come le calze da neve, facilmente installabili in pochi minuti, attualmente a norma di legge italiana, è capace di svolgere bene il loro compito. Nell'automobilismo non solo gli pneumatici, ma anche tecnologie come l'ESP, il TCS, le sospensioni, il baricentro basso, un adeguato rapporto carreggiata passo, un veicolo leggero con una distribuzione dei pesi ottimali e una struttura rigida del telaio insieme all'ABS contribuiscono alla stabilità e alla sicurezza della guida, migliorando la risposta del veicolo e mantenendo l'aderenza in varie condizioni.
Dunque, se le prestazioni rimarranno costanti nel tempo, se gli pneumatici si riveleranno duraturi, se non emergeranno modelli più vantaggiosi e se il mio budget non subirà incrementi significativi, prenderò sicuramente in considerazione l'acquisto di questi pneumatici anche in futuro. Infatti, adottando uno stile di guida fluido e anticipatorio, è possibile ottimizzare le prestazioni degli pneumatici e compensare piccole carenze che possono risultare decisive in condizioni critiche o pericolose. Grazie per aver visto il video fin qui, spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto. Se non l'hai già fatto, condividi, commenta, metti mi piace, dai un'occhiata agli altri video, offri un super grazie ed iscriviti al canale. Grazie per il supporto. Ciao ciao.